Gianluca Morozzi, buongiorno Buongiorno a voi. e benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare Ultranoidi, Starhammer, il distruttore pubblicato da Gallucci, consigliato dai 10 ai 99 anni, ed è questo il bello di questo libro e di questa collana che si propone ai lettori. Romanzo numero 1, quindi una nuova collana Gianluca Morozzi va ad inaugurare. Sarà una trilogia degli Ultranoidi che questo romanzo va a cominciare portando in scena il personaggio principale e i personaggi principali, ovvero Marlene, una ragazzina tredicenne, Marlene in the Sky. Certo. in the Sky, era la precedente versione di questa storia, Sì. infatti che adesso ha avuto un restyling, diciamo, per adattare ai nuovi lettori e a dare il via alla trilogia, per l'appunto. Questo è l'inizio della storia e spero che sia per decenni, ma anche per, come diceva, 99enni, perché è per tutti questa Ma storia. certo, perché poi l'importante è divertirsi leggendo le storie, poi non importa se per bambine o non bambini, per ragazzi o non ragazzi, così via. Gianluca Morozzi, leggo in quarta di copertina, bolognese, appassionato di calcio, musica e fumetti, crede fermamente che da qualche parte nell'universo i supereroi esistano davvero. Beh, c'è da crederci dopo aver letto anche questo romanzo, ovviamente. Dopo gli studi in giurisprudenza, sceglie la carriera musicale come chitarrista e si è dedicato alla letteratura. Quindi ci è voluta la laurea in giurisprudenza per imparare a imbracciare la chitarra. Sì, ma quello l'ho imparata molto male, purtroppo perché la carriera è stata molto breve, ma per fortuna mentre provavo a fare gli accordi difficili come il Si settima ho imparato a scrivere e mi è venuto un pochino meglio che strimpellare la chitarra, per cui adesso fondamentalmente faccio soltanto lo scrittore e ogni tanto vado sui palchi a rendermi ridicolo con gioia però e con felicità. E quale musica propone sui palchi quando si ritorneranno di nuovo a frequentare i palchi, ovviamente, Gianluca Morozzi? Ultimamente ho messo insieme una band tributa a Bob Dylan, facciamo solo Dylan semiacustico, eravamo gli Street Legal, vedremo dopo la fine della pandemia se torneremo a dylanizzarci in giro. Ma io credo che sia importante dilanizzare, nel senso che, anche perché non avete molti concorrenti per quanto riguarda la musica e le canzoni di Bob Dylan. Molto stranamente no. Infatti siamo veramente pochi, per cui ne abbiamo concorrenza poca, però siamo anche molto scarsi. Questo, diciamo, contribuisce abbastanza, ma delle volte funziona anche bene, Ma perché Dylan è molto certo. bravo ad auto-boicottarsi nelle sue stesse Sì, ma meravigliose poi canzoni. abbiamo imparato ad amare Dylan quando tutti apprezzavano le voci bellissime. Poi arriva un signore con una voce nasale, brutta, nemmeno impostata, e di quella voce ci siamo innamorati. E quale periodo suonate nella band? Tutto. Noi Tutto. non abbiamo limiti, partiamo davvero da Free Will, diciamo da Free Willin', che è il secondo disco, e il pezzo più recente che facciamo è del 2000, Things Change. Adesso vorremmo fare qualcosa che è l'ultimo disco che ci piace molto. Difficilissimo l'ultimo disco, Sì, però veramente. qualche pezzo fattibile in acustico, qualche lentone c'è, secondo me, per cui potremmo riuscire a provarci. Dico Adesso vediamo un po' di. difficilissimo perché io non è che sia un esperto, però è un disco molto bello, ben Certo. curato. Poi di Bob Dylan mi sono sempre piaciuti gli sporchi delle sue canzoni, della musica, no? Apparentemente sporchi, perché poi è tutta umanità. E quanto entra la musica in queste Ultranoidi, in questo romanzo? Entra la musica dei Motor Psycho perché Marlene, la protagonista, è piuttosto snob, non è snob per scelta, No, no, ha dei gusti veramente che sono solo certo, suoi. Lei ama la felpa viola, no? Viola dei Motor Psycho, che è una grandissima band norvegese, che però non è che tutti quanti ascoltano molto nella sua scuola, chiaramente, perché anzi ascoltano la trap, e lei ascolta i Motor Psycho, band che ama solo lei in tutta la scuola in cui frequenta, ma lei è convintissima e non ascolta letteralmente null'altro, per cui i Motor Psycho sono, la colonna sonora di questo disco sono i Motor Psycho, ogni riferimento, ogni nome di supereroi o di criminali è una canzone dei Motor Psycho, che è un gruppo molto eclettico e molto generoso come produzione, un sacco di dischi e di canzoni molto belle. Tra l'altro questo romanzo aiuta anche i distratti come me a scoprire il Motopsycho. Ci sono tre cose di cui sono sicura, caro Miki.
Tre incrollabili certezze. Ecco, comincia così questo romanzo Ultranoi di Starhammer il distruttore, con le certezze, ma a volte queste certezze nel volgere di 180 pagine possono essere distrutte, possono essere fragili e dimostrare veramente che le certezze possono essere altro. Perché questo romanzo ha come filo nascosto conduttore una famosissima storia che è la primissima apparizione di Spider-Man, noto anche come l'uomo ragno per noi, un po' più âgé, diciamo, che è una storia perfetta, è la parabola di un supereroe nella sua origine, nella sua formazione, nei sensi di colpa e nello scoprire quali responsabilità porta avere grandi poteri. È il filo nascosto che Marlene seguirà senza saperlo in questo primo romanzo, sarà questo. È un filo rosso molto particolare, quello che comincia a sviluppare Marlene con, tra l'altro non abbiamo ancora nemmeno citato l'amico suo Mickey, altra pedina, si fa per dire, altra presenza importantissima in questo romanzo. Mickey è l'unico amico vero di Marlene, abitante di fronte al suo appartamento, mentre Marlene è piuttosto trasandata nell'aspetto, non particolarmente avveniente, ma non gliene importa assolutamente Mickey nulla. È il contraltare di tutto Mickey questo. Mickey è l'arcangelo biondo, bellino, occhi azzurri, ahimè, con un problema di deambulazione, perché dopo un incidente d'auto col padre cammina con la stampella. E questo duo strano crea grandi prese in giro a scuola, perché i ragazzini sanno essere molto cattivi anche con gente che ritengono in qualche maniera degna di essere attaccata. E certo, perché qui non ci sono scrupoli di ordine morale, no? Tanto per riprendere un capitolo, se non ricordo male, chiamato proprio così, Gianluca Morozzi. Esattamente così, sì, infatti. Però arriverà il riscatto arriva quando una misteriosa figura comparsa da chissà dove farà un dono a Marlene, le regalerà una specie di scarabeo che in realtà è e una... lì ci fermiamo, le regalerà una specie di scarabeo e lì ci fermiamo, perché sì, è importante il dono che riceverà Marlene. Però se è importante il dono, Gianluca Morozzi, io credo che sia ancora più importante i desideri di Marlene. Marlene avrà 7 desideri a disposizione, ma il desiderio deve essere, dice la persona che glielo dona, legato alla sua più profondo desiderio. Cioè non può chiedere ad avere 1 miliardo di euro o una macchina bellissima, che fra l'altro non ne importerebbe neanche nulla. Lei ama solo i fumetti, ama solo i supereroi. E il desiderio deve essere legato al mondo dei supereroi, e quindi se una ha un desiderio, ne ha 7, all'inizio diventa un supereroe, e poi fa diventare un supereroe anche il suo amico, e poi si crea una base, ma a quel punto mancherebbero nemici da combattere, perché dice, a 13 anni non vuole andare a combattere chi spaccia droga o mafiosi, vuole combattere dei nemici più belli, più pittoreschi, più colorati, più fumettistici, e allora se nemici non li hai, li crei, e questo è un grosso errore che porterà a conseguenze che dovranno arrivare Marlene alla fine del romanzo ancora con un desiderio da domandare, e chi lo sa se verrà, chi lo sa, cosa chiederà. Vedremo che cosa chiederà, lo scopriranno i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, ma è veramente un'ansia l'ultimo desiderio, è veramente un'ansia e si entra in una inevitabile battaglia, come chiude per l'appunto questo romanzo Starhammer il distruttore. Ecco, raccontiamo il distruttore, perché questa storia ovviamente non è solamente il bianco e il nero, il giusto e lo sbagliato, ma si gioca anche sulle mezze tinte dei personaggi. Beh, i personaggi tridimensionali sono più divertenti, non è bello scolpirli con l'accetta, e Marlene fa anche Spider-Man, quando trova i poteri del ragno all'inizio non li usa per fare il bene all'inizio, li usa per avere vincite sul chi l'ha preso in giro, per fare lo smargiasso, lo sbruffone, va in televisione a esibirsi, e quando un ladro
gli passa davanti, non lo ferma perché non è affar suo, e questa cosa la pagherà per tutta la vita. Per chi conosce Spider-Man sa benissimo cosa accadrà dopo. E Marlene stessa a un certo punto comincia a peccare di orgoglio, comincia a essere arrogante, e qualcuno potrebbe farsi male in questo suo desiderio di arroganza e di rivincita con il mondo. Io non diciamo altro perché poi ma certo, non diciamo altro perché i superpoteri sono importanti. Uno può sollevare la macchina a mani nude, può avere la vista calorifica, se non ricordo male, come è scritto a un certo punto, però non sono sufficienti tutte queste cose. Gianluca Morozzi, autore del romanzo Ultranoi di Starhammer, il distruttore, pubblicato da Gallucci, è un romanzo per tutti, veramente per tutti, nessuno escluso. Ma prima di salutarci, Gianluca Morozzi, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo un libro molto poco supereroistico, che è l'ultimo di Don DeLillo, ovvero Il Silenzio, che ho appena incominciato, perché DeLillo è sempre un maestro, quindi quando esce DeLillo si legge automaticamente, e vediamo dove ci porta questa volta nella sua nuova storia. Qui Il Silenzio è veramente un romanzo particolare, ricordo pubblicato da Einaudi, come tutti gli altri libri. E qui la tecnologia digitale la fa da padrona in questo romanzo di DeLillo. Esatto, ho appena iniziato, quindi non so ancora dove si va a parlare, quindi non spoileratemelo. Non dirò nulla perché grazie. È stata un'ottima compagnia in un viaggio trenario, Don DeLillo, che non c'entra niente, ma a volte ci sono dei romanzi, degli autori che chissà perché, non dico ti rifiuti di leggere, ma sono lì accantonati. Questo è il primo romanzo di Don DeLillo che io riesco a leggere, e devo dire quanto mi sono perso. È un po' respingente talvolta, perché non è... Forse non è così semplice, no? Entrare nella sua visione narrativa, però una volta che si è dentro sicuramente si resta presi in quelle maglie narrative straordinarie. Grazie davvero Gianluca Morozzi. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. Buona giornata a voi, ciao.